Ecco, noi l'abbiamo vista la pioggia, e come se non l'abbiamo vista. 11:29 ancora in diretta per questo giovedì 12 marzo, ma credo che questa pioggia l'abbiano vista anche tanti cittadini, direi forse troppi, e siamo davvero stanchi. Signori, se non alziamo mai la voce, la polemica... ci saliranno sopra di continuo. Questo è alla base. Il cittadino ignorante, il cittadino che non si ribella, il cittadino che non è attivo nella res pubblica può avere, direi, diritti pari allo zero. Walter Di Matteo con noi questa mattina per alzare una polemica che in realtà lui la prende in prima persona. Signori, ma questa cosa può essere veramente per tutti. Tutti abbiamo bisogno di questa, la stessa cosa che sto subendo io con mio papà, cioè veramente... alziamola questa polemica, non subiamo il 30% diretta, quindi massima, stabilita ormai, cioè come se nulla fosse. Qui non siamo più in democrazia, signori, siamo in dittatura. Prendono decisioni a posto nostro, fanno il bello e il cattivo tempo. Insomma, hanno deciso che questa retta per le RSA, quindi le residenze di assistenza per i nostri cari che purtroppo stanno subendo il trapasso, perché la vita purtroppo è fatta così, però insomma, arrivare al 30% mi sembra davvero una follia. Cioè, praticamente mi stai dando la pensione con una mano e con l'altra me la riprendi chiedendomi pure qualche euro sopra. Cioè, a prescindere questo, diciamo la verità, ci sono signori politici che possono accumulare le pensioni, sì, e fanno, esatto, l'accumulo, sia, no? A mia madre la reversibile, mio padre, gli è stata quasi tolta. È ovvio, perché se quasi ne prendi una non perché ne puoi prendere un'altra. Non puoi prendere l'altra, però certo, in compenso gli hanno dato l'accompagno per la sua situazione, che voglio dire... La situazione è ovviamente... La mia non è una polemica personale, per carità di Dio, non voglio far polemica, voglio solo far sentire la mia voce, la voce di chi non ha voce. Esatto. Ecco, questo è il mio punto di vista. Sono persone e degenti e noi familiari che stiamo vivendo una situazione grave, bruttissima. Oltre ad avere il caro o la cara persona in una situazione così difficile, dobbiamo subire, perché questo è il verbo esatto, subire certe prepotenze che proviene da una politica bieca e vergognosa. Ma vabbè, raffa raffa, no? Prendiamo soldi perché servono. Tra le altre cose vorrei aggiungere una piccola chicca, ma proprio piccolissima. Sì. Ieri tramite TG24 Skype.com, sì, è uscito un piccolo articolo. Fondi Regione Marche, 66 indagati della Procura di Ancona. A prescindere dal fatto che sono tutti onesti, fino a prova contraria, però... I reati che vanno ipotizzati va da concorso in peculato a truffa, non dico altro. Allora, possibile che noi cittadini dobbiamo essere sempre coloro che pagano? Il problema è proprio questo, è che alla fine le mani in tasca ce le mettono continuamente. Però per una situazione così anche no. Grazie Walter, so che volevi concludere con una frase, tra l'altro dicevo grazie proprio perché la tua voce è quella di tanti cittadini anche, sì, che subiscono, sì, questa... Io ringrazio tantissime persone, anche dei politici onesti, perché sono sicuro che in mezzo ci sono sempre delle persone, qualcuno c'è, delle persone oneste, per qualcuno fortuna c'è, bisogna trovare con preso, il lanternino, che hanno preso a cuore questa situazione, sì. Prima ho fatto due nomi e mi sono dimenticato di una persona che poi invece è Marco Marchetti, 5 Stelle, sì, che è stato gentilissimo al telefono e penso che porterà avanti una sua domanda, battaglia, un suo quesito. Speriamo, dai, voglio, speriamo. Voglio concludere questo mio con una frase, sì, che è questa. Lungo il cammino della vostra vita fate in modo... Non ti emozionare però, Walter, perché io capisco la situazione, la sto vivendo in quel modo anch'io, quindi alla fine è così. Respira, respira e poi insomma, certo, vedrai che la tua voce è la stessa di tanti che non hanno voce, come sei venuto a raccontarmi questa mattina. Lungo il cammino della vostra vita fate in modo di non privare gli altri. Se vuole leggo io,
Vabbè, l'emozione è questa. Lungo il cammino della vostra vita fate in modo di non privare gli altri della felicità. Evitate di dar dispiaceri ai vostri simili, ma al contrario, vedete di procurare la loro gioia ogni volta che potete. Grazie Walter Di Matteo, grazie davvero. Grazie. Speriamo che questa battaglia possa essere portata avanti con le regole giuste e anche con la dignità giusta. Poi se hai da segnalarmi qualche ospite da mandarmi, come Marchetti e come tanti altri, per farci raccontare a che punto si trova questa battaglia nei confronti delle decisioni che stanno prendendo i dirigenti per la Regione Marche, insomma, io sono qua disposta ad ascoltarvi, va bene? Grazie, 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 grazie per la voce che ci hai dato. Tanti grazie. Auguri, ciao Walter. Ciao. Il sale della terra, allora, quanto sale dovremmo mettere nelle nostre zucche, ma nella nostra vita, ma anche nella terra, per far sì che tutto possa funzionare al meglio? Domanda che giro al nostro ospite questa mattina. Lui in realtà nella vita fa tutt'altro, ma non stiamo a parlare della sua professione né della sua passione, che è quella della cucina, insomma è un professore eccetera eccetera, però parliamo di lui come cittadino, e che a un certo punto i cittadini accumulano, si stancano e tirano fuori mazzate. Buongiorno Walter Di Matteo. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa è successo nell'arco della tua esperienza, del tuo cammino, che così come nella vita di ognuno di noi accumuliamo un sacco di cose, fra queste belle ci sono anche quelle brutte, e come cittadino sei arrivato a una soluzione che è quella di arrabbiarsi, inquietarsi, soprattutto quando vedi e noti determinate cose che poi è sempre il popolo che paga, purtroppo. Assolutamente. Allora, premetto che il 14 febbraio ho dovuto ricordare mia madre in pericolo di vita. Sì. Lei risiede presso la RSA di Padranzone. Dove spieghiamo che cos'è l'RSA. Così, allora, insomma, è una residenza assistenziale. Sì, tipo, ecco, volgarmente detto, una casa di cura. Una diciamo, casa di cura, diciamo. Quasi una casa di cura, dove praticamente ci sono queste persone che vivono la maggior parte sì. in uno stato vegetativo. Sì. E mia madre è una di queste, purtroppo. Cosa ti sei reso conto da questo percorso? La cosa grave di questo percorso, a prescindere dal fatto, ripeto, sono persone meravigliose. Quelle che si mettono a disposizione. Quello che si mettono a disposizione, anche il volontariato, anche gli infermieri, sono bravissimi. Sì. La cosa però vergognosa è che esattamente il 24 novembre la Giunta regionale Marche ha aumentato la retta mensile di quasi il 30%. Non è affatto poco. Non è affatto poco in una situazione economica come quella che stiamo vivendo. Sì. E senza ancora dir nulla ai familiari dei genti. Ossia, io l'ho saputo così casualmente tramite l'amministrazione che mi ha chiamato in via ufficiosa, e dopodiché ho fatto delle ricerche su internet. E in base appunto alla delibera, correggo, del 25/11/2014, della delibera numero 1331, c'è questa bella sorpresa, l'aumento per gli assistiti dell'RSA. Allora, facciamo degli esempi un po' più concreti. Fondamentalmente, quanto pagavi o quanto paghi per tua mamma all'interno di questa struttura? Allora, per mia madre c'era un accordo che pagavo intorno ai 1040-1050 al mese. E quindi anche lì è una bella cifra. Comunque mamma, con la sua piccola pensione e con l'accompagno che prende, riesce a coprire. Il 30% in più sarebbe, ecco, 1300-1350, grosso modo. Insomma, non è, cioè, è veramente tanto, perché comunque il 30% è mensile, voglio dire, alla fine è una bella batosta. Tutto questo l'hanno deciso La delibera giunta regionale, perché praticamente che hanno fatto? Invece di abbassare la cifra anche per quelli come mia madre o altre persone che non hanno un grosso reddito, hanno alzato per tutti alla stessa maniera, al massimo, tenendo presente però che chi paga 1.500-1.600 sì. ha un reddito completamente diverso da altre persone. Quindi forse la giunta regionale deliberando ciò non ha tenuto conto delle varie situazioni economiche. Ecco. Diciamo anche un'altra cosa, quando è che arriverà effettivamente questa cosa? Quando è che questa è la cosa bella, che momentaneamente, visto e considerato che molte persone, tra cui io, ci siamo un po' lamentate, sembra che si sia bloccata. Mm. Si è bloccata.
Aspetta, tu Walter ti sei lamentato mandando una lettera in regione? No, io mi sono lamentato tramite Facebook, tramite la struttura, tramite tutti gli amici e i conoscenti politici, che presumo che ci siano anche gli onesti dentro alla politica. E non voglio far nomi perché chiaro, no, va bene. Non mi piace far nomi, siamo perché magari vorrei avvantaggiare uno rispetto a un altro, sì. Però sia a livello locale sia a livello provinciale, forse un nome vorrei farlo, due nomi su tutti. Una è la Margherita Sorge, che proprio riguarda per la politica sociale, e l'altro è il presidente Paolo D'Erasmo, presidente sì. Provincia, i quali stanno prendendo in mano anche questa situazione per vedere un attimino come affrontarla. Certo, esatto. Certo. E quindi insomma da quando ti sei lamentato tu con altri chiaramente sì, con altre persone che sono sì. Nella tua stessa situazione, in questo momento è tutto bloccato, quindi al momento questo 30% non è in atto. Ancora no, perlomeno non arrivano rette aumentate, momentaneamente. Però siccome c'è un amico mio che diceva sempre che a pensare male ci si indovina. Ah, ecco. E spiego la situazione. Questi signori consiglieri della giunta regionale sì. a marzo, aprile, maggio verranno rieletti forse. Quindi c'è la nuova elezione. Si è bloccato forse per questo? Ah, certo. Può essere. Pensarci a male. Senti, ma canzone azzeccatissima. Tu hai mai visto la pioggia? Ecco, come in questo momento. Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo grazie. Su R9 proprio grazie. Per concludere questo argomento un po' pesante.